Adios amigos e buona suerte. E questo è il primo congresso internazionale che io diserto e non avrei voluto fare il disertore. Però i medici sono stati implacabili con me, è troppo alto e quindi sconsigliano, anzi vietano la salita. E vabbè, pazienza, vuol dire che il prossimo congresso, ammesso che ci sia, ancora lo farete a livello del mare. Certo che io sto pensando con molta malinconia a quel primo incontro internazionale nel 89 a Parigi per un'infinità di ragioni. La prima delle quali è che quel manifesto che poi ha perso man mano per la strada di validità l'avevo scritto io. L'avevo scritto io con molta convinzione. Ed è quello che oggi avrei voluto dire se fossi stato a Puebla. Cioè che a mia memoria non si dà mai una vera rivoluzione senza politica. E questo era il senso di quel primo manifesto. Cioè per cambiare le cose, quindi fare una rivoluzione, o entra, interviene una volontà politica che si mette d'accordo, oppure si fa un'altra cosa. Difatti, in qualche misura, un'altra cosa sta diventando, a parer mio, lo slow food, cioè sta assumendo sempre più le caratteristiche dell'impresa e quindi con tutte le necessità, le leggi, le regole dell'impresa che non quelle della rivoluzione. Aggiungo che è anche cambiato il sistema politico, che è quello della mediazione. La politica si direbbe che serve per mediare. Ecco, una rivoluzione mediata non riesco a immaginarla, ma proprio perché non ho fantasia. Quindi io credo che se non si passa attraverso un legame stretto con la politica forse l'impresa farà una grande strada, la rivoluzione molta di meno. Però, quello che io dico vale quel poco che vale, cioè nulla. E mica posso dimenticare che in un esercito di generali io sono Nemeček. Forse tutti avrete letto I ragazzi della Via Pal. I ragazzi della Via Pal erano tutti ufficiali tranne uno. C'era uno solo, Nemeček, che era soldato semplice. Non a caso, quando deve morire uno, muore Nemeček. Ecco, io spero che questo avvenga dopo il prossimo convegno internazionale, però non è destino di Nemeček di essere ascoltato, si ascoltano i generali e mai i soldati semplici. Comunque, buon lavoro, fate conto che io sia lì, che le cose che ho cercato di dire così rapidamente avrei fatto in modo di raccontarle con maggiori dettagli e arrivederci
al prossimo incontro.